Scusate, signorina, potreste farmi sentire la quinta sinfonia di Beethoven? Abbiate pazienza, signore. È un mese che venite qui. Fate suonare un'infinità di dischi e non comprate mai niente. Avete ragione, signorina, ma sapete, io sono uno studente di musica. Un giorno sarò un grande direttore d'orchestra. Adesso sono povero e mi esercito così, ma... Sì, va bene, ma questo negozio non è un conservatorio. Vi prego, signorina, solamente la quinta sinfonia di Beethoven. E poi, quando sarò un grande direttore famoso, vi inviterò a tutti i miei concerti, va bene? Va bene. Qui abbiamo tutte le opere, scegliete pure. Grazie. Va bene? Signorina, ecco il catalogo. Grazie. Signorine? Oh, buongiorno, buongiorno. Signora. Avete trovato i dischi che vi avevo richiesti? Sì, ve li ho fatti mettere da parte. Adesso ve li farò sentire. Se volete accomodarvi. Scusate, signorina, abbiamo la quinta sinfonia di Beethoven diretta da Molinari. Quarto scaffale, terzo reparto. Grazie, signorina. Anche questo è un compatto. Proviamolo qua. Oh, ma c'è da impazzire con tutte queste musiche. È questione di abitudine. Certo che la sera non abbiamo il desiderio di qualche concerto. Ecco, signora, accomodatevi. Vi farò mandare subito i dischi. Oh, signorina. Signore? Scusate, io avrei bisogno di un disco. Dite pure, che disco desiderate? Già, questo è difficile, non mi ricordo il nome del pezzo. Ma è un'opera, un ballabile o una cantata? Non lo so. Pezzo cantato, suonato con orchestra? Non lo so. E allora... Oh, però, io mi ricordo il motivo del pezzo. Ah. Volete sentire? Sì. No. Ecco. E poi finisce così. Già, carino. Capito? Ma è difficile, sapete che... Oh, ecco, se volete spiegare alla signorina, io per il momento sono occupata, scusate. Grazie, signorina. Signorina, ho bisogno di un disco che ha questo motivo. State a sentire, Buongiorno, signor Farelli. Buongiorno, cara, come va? Bene, grazie. Quando c'è la salute? Buongiorno, signorina Susanna. Buongiorno, signor Farelli. Sono un po' in ritardo, è vero? Sì, l'orchestra mi sta aspettando. Mi dispiace tanto, ma proprio ieri sera abbiamo fatto un po' tardi alla Taverna Rossa. Il pubblico era entusiasta. Non faceva che richiedere dei bis e io dovevo bissare. Voi certamente sarete stata là e l'avrete potuto constatare con i vostri occhi. Io no. No? Ma come voi non siete mai stata alla Taverna Rossa? Oh, signorina Susanna, vivete nel mondo della luna, allora. Questa sera ci dovete venire. È impossibile, mio padre non me lo permetterebbe mai. E allora fatevi accompagnare da lui. Oh, si vede che non lo conoscete. Diamine. Mio padre è un uomo molto severo. Credo che non sia mai stato in un locale notturno. E poi il fatto di morale è rigidissimo. Ma che graziose gambette che avete. No, non mi farete cadere. Ma non abbiate paura. Sono qui pronta ad accogliervi fra le mie braccia aperte. Ecco. Papà. Signorina, quante volte devo ripetervi che non voglio vedervi con le labbra tinte? Fuori di qui potete tingervi quanto volete, ma nelle ore di lavoro voglio vedere delle facce pulite. Ma... Basta! Buongiorno, ragazzi! Salve! Come va? Come va la salute, va bene? E quando c'è la salute c'è tutto. È tutto pronto, signor Farelli. Abbiamo questi due pezzi da incidere. Con quale volete incominciare? Oh, per me è lo stesso. Scegliete voi. Allora cominciamo con Fascino. Siete pronto? Beh, Fascino. Prego, maestro. Papà. Papà, vorrei domandarti un favore. Ma prima devi promettermi che non mi dirai di no. Ma come faccio a promettertelo se non so di che si tratta? Beh, che c'è? Vuoi un vestito? No. Vuoi un cappellino? No, meno, papà. Papà, vorrei andare per una sera alla Taverna Rossa. Alla Taverna Rossa? Una ragazza sola in un simile locale? Oh! Ma no, papà, io non voglio andare sola. Potresti accompagnarmi tu? Io? Ma veramente per principio sono contrario a questi locali. Papà. Papà. Beh, dal momento che ci tieni. Oh, grazie, papà, sei un angelo. Allora ci andiamo stasera. Stasera? Va bene. Vada per questa sera. Pronto? Sì? Dita Sarmani. Ah, sei tu? Siete voi, maestro? Sì. Dite. Ma che dici? Che c'entra il maestro? Sono io, Lisetta. Sì, lo so. Maestro. Ah, ho capito, non puoi parlare. E va bene, chiamami pure maestro.
Dunque, volevo dirti che stasera voglio andare a divertirmi. Oh, impossibile. Perché... perché non ho questi dischi. Non importa, andrò con un altro. No, insomma, deciditi, rispondimi sì o no. Andrò stasera a parlare all'editore e partirò con il treno delle 10. Però verrò prima da voi. Sì, maestro, aspettatemi alle 9:30. Avete ben capito? Alle 9:30. I miei ossequi, maestro. Hai sentito? Ho sentito, papà. Devi partire. Ma è una vera disdetta. Io ti avrei accompagnato volentieri alla Taverna Rossa. Ma capirai, è una persona importante. Il maestro, un uomo illustre e... Ma non potevi partire domani? Oh, impossibile. Avete due rotture? Volete, sì, signora. Un momento, prego. E poi gli ultimi dischi della Lucien Boyer li vorrei. A proposito, avete qualche cosa della May West? Cioè, volevo dire del suo ultimo film. Attendete, non ho ancora finito, prego. E vorrei poi ancora qualche disco di musica ungherese. E qualche ballabile. Oh, Susanna. Ciao, Francesca. Passavo di qui, avendo tempo disponibile, sono venuta a vedere se c'è l'incisione oggi. Benissimo, arrivi proprio in tempo. C'è di Lafarelli con la sua orchestra. Beh, vieni, cara. Quando scende l'ombra della sera, quando l'ombra tua non vedo ancora, sento che una lacrima sincera scende dolcemente sul mio cuore. Lo sai perché tu mi fai piangere d'amore, ma voglio te come il profumo d'ogni fiore, perché il mio cuore mi spinge ancora. Scusate, signora, se mi sono fatta attendere, ma alcuni dischi erano pronti, altri sono giù in magazzino. Li ho mandati a cercare. Preferite attendere o volete? No, che... non ho tempo, non ho tempo. Mandatemeli a casa. Ecco il mio biglietto d'avviso. Conte Carlo Torresi, via Nuova 12. Mandatemeli questa sera o al massimo domani mattina, eh? Va benissimo, signore. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Pur se fai piangere il mio cuore. Buongiorno signora, sono molto lieto di vedervi. E vostro marito come sta? Benissimo, grazie. Deve venire fra poco a prendermi. Sarà molto lieto di incontrarvi perché desidera parlarvi della sua ultima composizione. Magnifica, stupenda. La canterò questa sera alla Taverna Rossa. Sì? Spero che verrete a sentirla. Oh, certamente. Ah. Mio marito ha già prenotato una tavola per questa sera. Grazie signora. Vieni anche tu, Susanna, vero? Mi sarebbe tanto piaciuto. Mio padre mi aveva promesso di accompagnarmi, ma purtroppo deve partire. Non fa niente, vieni con noi. Oh, no, non è possibile. Mio padre non mi permetterebbe mai di venire alla Taverna Rossa senza di lui. Ma ragione di più per venirci. Su, via, andiamo, signorina. Approfittate dell'occasione. Eh? E se poi lo venisse a sapere? Ma no. Ma come potrebbe venirlo a sapere? Noi non glielo diremo certamente. Su, coraggio. No, no, ho paura, no. Ma niente paura, signorina, un po' di coraggio. Su, via. Questa sera alla Taverna Rossa vi canterò la mia più bella canzone. Signora? Allora è deciso. Ti aspetteremo là alle 10. Tu chiedi di noi. Buonasera. Arrivederci. Ed ora, maestro, proviamo il passo doppio. Non avevo mai assistito ad un'incisione di dischi, è molto divertente. Luisita, la notte ci invita, un'ora val tutta la vita, la bocca tace... Allora, siamo intesi, eh? Stasera alla Taverna Rossa. Certamente. Ciao, cara. Arrivederci. Signorina Susanna, questo signore ha ordinato dei dischi, ho già passato l'ordine al magazzino. Conte Carlo Torresi, via Nuova 12. Va bene, me ne occupo io. Quest'ora poi vola e non torna mai più. Luisita, l'amore sei tu. Chi è? Sono io. Papà? Sì? Volevo farti un salutino perché sto per partire. Aspetta un momento, vengo subito. Eccomi. Addio, piccina mia. Devo recarmi alla stazione. Il treno parte fra poco e... Buon viaggio. Ma cara, se tu sapessi come mi secca questo viaggio. Ma gli affari sono gli affari e... Capisco. Povero papà. E tu cosa fai? Io andrò a dormire. Ah, brava figliuola. Allora buonanotte, eh? Buonanotte, cara. Arrivederci. E buon viaggio. Grazie. Buon viaggio. Thank you.
lasciar queste rose appassire qua giù. Con me si può amare una volta soltanto e non più. Un tavolo, sono il conte Torrisi. Conte Torrisi? Ah sì, signor conte, il numero 22. Bene. Se volete accomodarvi, prego. Ecco, signor conte, questo è il vostro tavolo. Va bene. Devo servire subito, attendete qualcuno. No, aspetto una giovane signora. Anzi, vi prego, appena arriva, fatela accompagnare subito qui. Va bene, signor conte. E intanto portatemi delle tartine e un martini secco. Benissimo. Ciao, Carlo. Oh, come stai? Benissimo, e tu? Bene, grazie. Sei solo? No, aspetto una mia amica. Ah. Beh, intanto vieni, ti presento a mia moglie. Con piacere. Se arriva una giovane signora per il conte Torrisi, accompagnatela al numero 22. Va bene. Non lasciare queste rose appassive qua giù. Con me si può amare una volta soltanto e non più per te. La signora desidera forse un tavolo? No, sono attesa. È stato già prenotato un tavolo. Ah, capisco, il numero 22, se volete accomodarvi. Ma sarà vano, perché lontano il sono altri liberi? Prego, accomodatevi, penserò io, prego. Quella ragazza ha un'aria molto impacciata. Sarei curiosa di vedere chi aspetta. Ma che te ne importa? Pensiamo alla cena. Cameriere, comandate. Dunque, due sogliole al vino bianco e una bottiglia di soave. Benissimo. Buonasera. Buonasera. Permettete. Ma veramente? Che cosa? Questo tavolo è già stato riservato. Lo so. E allora? È riservato da me. Oh, scusate. Anzi, io vi prego di voler rimanere. Grazie. Ah, che c'è di buono in queste tartine? Pollo, lingua, galantine, prosciutto. Non c'è male. Andate pure. Posso offrire? No, grazie. Niente fame? No. Ah, avete già cenato? Sì. Io invece non ho ancora cenato e ho una fame da lupo. Permettete, vero? Prego. Aspettate qualcuno? Io no, cioè sì. Posso ordinarvi qualcosa da bere? No. Che donna strana siete. Non volete mangiare, non volete bere, ma avete torto. Queste tartine sono eccellenti. E questo martini è delizioso. Oh, finalmente è arrivato il pollo. Il pollo? Ma non abbiamo ordinato le sogliole. Ma no, non parlavo della cena. Volevo dire che è arrivato il compagno di quella là. Un bel ragazzo. È arrivato. Chi? L'uomo che aspettate? No. Ah, credevo lo cercaste con lo specchio. Che fortuna per un uomo essere atteso con tanta impazienza da una donna graziosa come voi. Benissimo, signor Farelli, molto bene, bravo.
Devo dire una parola ad un conoscente. Torno subito. Grazie, signora. Farelli! Buonasera, signor Farelli. Buonasera, caro Sormani. Sono molto lieto di vedere. Sentite, ho bisogno di un grande favore. Oh, dite pure, amico mio. Cosa volete, che vi canti una canzone? Oh, no, 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 niente canzoni. Vi prego, se domani vedete mia figlia, non le dite che mi avete visto qui. Ah, ho capito perfettamente. State tranquillo, caro Sormani, non dirò nulla. Siete molto strano. Avete un'aria fra spaurita e timida, o si direbbe che abbiate paura di qualche cosa? Io? Se non temessi di essere indiscreto, vi farei un sacco di domande. Ma so già che non mi rispondereste mai. Voglio provare piuttosto se riesco ad indovinare. Io ho il fiuto poliziesco da quando leggo i libri gialli. Procediamo con il metodo dell'induzione. Oh, scusate. Ah. Scusate. Siete ritornata, eh? Allora, posso riprendere le mie indagini. Quali indagini? Ma ve l'ho detto prima. Voglio indovinare chi siete. Ma perché? Che ve ne importa? Oh, mio Dio. Siamo qui seduti alla stessa tavola. Io non so chi siete voi, voi non sapete chi sono io. Permettetemi di essere curioso, signorina. Ah, ma scusate, siete signora o signorina? Signora. Signora. Allora, attendete vostro marito? Già. Strano tipo di marito. Sarei curioso di conoscerlo. Perché, non mi credete? Oh, per carità, non mi permetterei di dubitare. Ma eppure io vorrei proprio incontrare questo singolare marito. E questo cos'è? Cosa? Conte Carlo Torresi. Come mai questo biglietto da visita? Ah, sì, ecco, mio marito. Che dite, vostro marito? Il conte Torresi è vostro marito? Sì, perché lo conoscete forse? Ah, no, no, lo conosco così, solo di nome. Ah, allora ho l'onore di parlare proprio con la contessa Torresi. Appunto. Molto simpatico il conte. Quale conte? Quale conte? Vostro marito? Ah, sì, simpaticissimo. Eccomi qui, cara. Si trattava di un affare urgente. Ah, però è poco puntuale il signor conte. Non è molto gentile far attendere così una signora. Se avessi io la fortuna di essere il conte Torresi, arriverei sempre in anticipo. Il signore è desiderato al telefono. Grazie. Permettete un momento. Signorina. C'è mio padre. Sì, lo so. Non so come fare, come posso liberarmi? Lasciate fare a me. Non vi preoccupate, vi libero io. Grazie. Non c'è di che. Mi raccomando. Ma perché non sei ancora qui? Ti sto aspettando già da più di un quarto d'ora. Ma non mi sento di uscire. Sono stanca. Sei una creatura intrattabile. Fai un po' come vuoi. Vuoi venire, sì o no? No? Bene. Non importa. Scusate se vi ho fatto attendere. Adesso sono a vostra disposizione. Il mio amico ha telefonato che non può venire. Signorina, è per voi. Grazie. È vostro marito che vi scrive? Sì, dice che non mi può più venire a prendere. Ah. Grazie. Il cavalier Sormani? Sì, sono io. Che c'è? Vi desiderano al telefono. Eh? Me? Sì, signore. Al telefono? E com'è possibile? E chi sarà? E va a sentire, sbrigati. Già, permetti un momento. Ecco di qua, signore. Grazie. Prego. Adesso me ne devo andare. Ah, permettete che vi accompagni? No, no, grazie. Buonasera. Ma no, aspettatemi un momento. Ehi, voi, cameriere, presto, il mio conto. Subito. Subito. Quant'è? Subito. Quant'è? Grazie, mi avete salvata. Lieto di esservi stato utile. Ma vi raccomando, il silenzio. Non dubitate, parola di Farelli. Susanna! Oh, buonasera. 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 Temevamo d'essere in ritardo. Sei arrivata adesso anche tu? No, io vado via. Come mai? Ho una vera disdetta. Indovinate un po' chi c'è. Mio padre. Tuo padre dov'è?
qui, per fortuna non mi ha visto, bisogna che subito corra a casa. Sì, cara, peccato, sarà per un'altra buonasera. Volta. Buonasera. Buon divertimento. Il mio mantello. Numero 24. Buonasera, grazie. Ah, un momento. Permettete che vi accompagni, contessa. Va bene, ma fino alla porta. Benissimo, a voi. Pronto. Allora, grazie di tutto e buonasera. Ah, no, voglio accompagnarvi fino a casa. No, non occorre. Ma non posso lasciarvi sola. Non avete alcuna idea di quanto sia pericoloso per una donna sola andare di notte in un taxi? Rischiereste un'aggressione. È pericoloso, credetemi, pericolosissimo. Ah, sì. Via Nuova 12. Dove andiamo? A casa vostra. Non abitate in Via Nuova 12. Sta scritto sul biglietto. Ah, già. Sentite, fatemi il piacere, scendete. Perché? Perché non vorrei che ci vedessero assieme, ecco. Ah, è per vostro marito? Sì, per mio marito, è molto geloso. Geloso? Terribilmente. Se mi vedesse arrivare a casa accompagnata da un uomo, sarebbe capacissimo di farmi una scenata. Ah, quando è così, non voglio assolutamente che possiate avere dei fastidi per colpa mia. Appena saremo nelle vicinanze della vostra casa, farò fermare. Va bene? Grazie. Dove siamo? A due passi da casa vostra. Ah, ah già. Non me ne ero neppure accorta. Allora vi ringrazio molto per la vostra cortesia. E buonanotte. Buonanotte. Siete sceso anche voi? Sì, come vedete sono sceso anch'io. Mi è venuta la voglia di fare due passi. Se non erro, è lì di fronte. Ah, ecco la vostra casa. Sì. È molto bella la vostra villa. Oh, ma vi prego, adesso lasciatemi. Come? Sola, nel cuore della notte. Ma non è possibile. Ormai sono arrivata. E poi ve l'ho detto, mio marito è geloso. Geloso? Ah, già, me ne ero proprio scordato. Allora, facciamo così. Voi andate a casa, mentre io aspetto qui. Perché? Per accorrere se succede qualcosa. Non sarò tranquillo finché non vi avrò vista con i miei occhi rientrare in casa. Va bene. Buonanotte. Buonanotte. Sono molto lieto di avervi conosciuta. No? Laggiù? Ah. Buonasera. Vi prego, lasciatemi entrare un momento. Cosa desiderate? Vi spiegherò dopo. Prego. C'è un uomo che mi segue. Non sapevo come liberarmi ed allora... Un uomo che vi segue? Forse adesso si è allontanato. No, no, è ancora lì, guardate. Mi aspetta, non vuole andarsene. Ci penso io. Cosa gli volete fare? Lasciate fare a me, sono stato campione regionale dei pesi massimi. Non gli fate del male? No, non ce ne sarà bisogno. Due paroline basteranno. No, ma... Voi, perché seguite quella... Signor Conte. Dì un po', Cesare. Cosa ti ha detto quella signora? Ah, diceva che c'era un signore che la seguiva. Presto, Cesare, prendimi per il petto. Su, presto, fai quello che ti dico. Prendimi per il petto, ti ho detto, scuotimi forte, con violenza, scuotimi, più forte. Ma come mi fai come voi? E adesso basta. Ascolta, tu non mi conosci, è chiaro. E mi hai dato una buona lezione. Ora metti la casa a sua disposizione e vai a dormire. E non ti meravigliare di niente. Bene, signor Conte.
State tranquilla, non vi darà più fastidio. Che cosa gli avete fatto? Oh, niente di male, due paroline. Allora me ne posso andare? No, no. Vi consiglierei di fermarvi ancora un poco. Può darsi che sia rimasto a ronzare qui d'intorno e non vedendovi uscire, vedrà che abitiate qui e se ne andrà per i fatti suoi. Già, avete ragione. Intanto, se volete accomodarvi nel salone. Grazie. Ma cosa dirà la padrona di questa casa? Qui non c'è che il padrone, che è assente, ma che ritornerà domani sera e potrete rimanere quanto vorrete. Prego. Accomodatemi. Grazie. Qui avete tutto. Dei giornali, delle riviste, dei libri. Se volete bere, c'è il bar. Grazie, ma io... Per qualunque cosa, sono ai vostri ordini. Finalmente. Pronto? Parlo con la casa del conte Torresi? Sì, credo. Sì, la casa del conte Torresi. Ah, voi siete la cameriera? No, io non sono la cameriera. E allora chi siete? Chi sono? Io sono... Non ve lo posso dire. Come? Non lo potete dire? Ah, si può immaginare facilmente. Adesso capisco tutto. Ma me la pagherà, eh? Chiamatela al telefono. Come? Non c'è? Ma chi la date ad intendere? Mi pigliate per una stupida? Ha paura, poverino, eh? Beh, ditegli da parte mia che è un vigliacco. Glielo dirò. Incredibile. Questa casa. Di gusto un po' pesante, ma intima. Permettete, contessa? Ah. Poltrone comode. Prego, contessa, accomodatevi. No, andate via, andate via. Oh, perché? Si sta così bene qui. Badate, mio marito potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ah, no, 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 non c'è pericolo. Conosco benissimo le abitudini di vostro marito. A quest'ora di sicuro è al circolo a giocare la sua partita. È un giocatore appassionato. Giocando scorda tutto. La moglie, i figli. A proposito, contessa, avete dei bambini? No. Oh. Boh. Siete ancora in tempo. Vi faccio i miei auguri. Posso fumare una sigaretta? Ma... Non vi muovete. Mani in alto! Fatto. E adesso potete abbassare le braccia. Ma vi avverto, contessa, se chiamate aiuto o tentate di fuggire, mi troverò costretto, mio malgrado, a legarvi e ad imbavagliarvi. Ma come? Allora voi siete? Sì, avete indovinato. Io sono un ladro. Ah. Questo sì che è un bel colpo per me. Commettere un furto avendo come collaboratrice la padrona di casa. Lasciatemi andare via, lasciatemi andare via. Ma andare dove? Al primo posto di polizia a denunciarmi? No, 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 non dirò nulla a nessuno. Fate quello che volete, rubate quello che vi pare, ma lasciatemi andare via. No, 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 no. Neanche per sogno. Voi siete in casa vostra e restateci. Potete essere un alibi formidabile per me. E poi ho bisogno di voi. Chi se non voi può indicarmi dove si trovano nascosti gli oggetti più preziosi? Hm? Prima di incominciare, beviamo qualche cosa. Avanti, contessa. Siate compiacente. Offritemi un liquore. So che qui c'è un bar molto ben fornito, eh? Veramente io non so. Come? Non lo sapete.
Vi rifiutate di darmi un bicchierino? No, non è questo, ma è che io... No, no, contessa, i liquori non sono nel radiogrammofono. Ma io non so dove. Come? Non sapete dove vostro marito tiene i liquori? Beh, cercherò di aiutarvi, come nel giuoco acqua, acqua, fuoco, fuoco. Acqua. Fuoco. Acqua. Fuoco, 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 fuoco. Ecco, ci siamo. Oh, che magnifica collezione. Ah, si vede che vostro marito è davvero un buon conoscitore. Perbacco, ma questo è del 1810. È una rarità. Che bevete, contessa? Io niente. Oh, peccato. Non fate complimenti, eh? Non siete in casa vostra? Ma perché mi guardate in questo modo? Non avete mai visto un ladro? Ah, sì. Oh, ho capito. Credevate che tutti i ladri portassero la mascherina. Oh, quelli sono i ladri volgari, di basso rango. Ma ci sono anche i ladri eleganti, che vestono molto bene, che frequentano i locali di lusso, che entrano con minuscole chiavettine preziose nelle belle case, come se si recassero non a rubare, ma ad un convegno d'amore. Squisito. E adesso non perdiamo del tempo prezioso. Che cerchi, il portasigarette d'oro? Già fatto. Ma che cosa fate? Chi siete voi? Ah, brutta sorpresa, trovare il posto occupato. Cosa significa questo discorso? Rispondete, chi siete, che volete qui? Ehi, dico, giovinotto, non fare tanto il gradasso, a me non metti paura. Senti, collega, mettiamoci d'accordo. Collega, che significa? Insomma, come siete entrato in casa mia? In casa tua? Non mi fa ridere. In casa tua? Ho sentito tutto. A me non la dai ad intendere. Tu sei un gentiluomo come lo sono io. Senti, mettiamoci d'accordo e dividiamo. Cosa? D'accordo? Oh, adesso chiamo la polizia. La polizia? Oh, andiamo a chiamare la polizia. Andiamo pure a chiamare la polizia. Viva la polizia! Ci sarà da divertirci quando viene la polizia. Buonasera, signora. Ebbene, allora la chiamiamo o non la chiamiamo questa polizia? Ah, ebbene, forse hai ragione. Mettiamoci d'accordo. Questo si chiama ragionare. Tu sei un ragazzo intelligente. Ma chi è? Come? Non avete capito. È un ladro. Anche lui? Anche lui. Senti, collega, fila via. Hai capito? Ah, vuoi restare solo con la pollastrella, eh? Mm, proprio così. Tieni quello che hai rubato e fila. Un momento. Gentile signora, vogliate perdonarmi se mi sono permesso di disturbare il vostro colloquio? Ciao! Mascalzone. Collega! Oh, ecco fatto. Se n'è andato. E ora siamo di nuovo soli. Ma cosa avete? Vostro marito? Sì. Che somiglianza. Come? Trovate che mi somigli tanto? E non ve ne siete accorta prima? Sì, no, soltanto adesso, rivedendo questa fotografia. Ah, sì, è vero. Senza i baffi sembrerei io. Andiamo. Vediamo chi è. Voi, signor Marchese. Oh, finalmente. Cominciavo a credere che non ci fosse nessuno. Beh, come va, Cesarone? Come va? Bene, grazie, signor Marchese. No, lascia, lascia. E quel birbante di mio nipote dov'è? Dov'è? Ma non so se sia in casa. Il signor Conte non sapeva che saresti arrivato stasera. Ah, già, infatti. Ma io ho voluto fargli una sorpresa. Deve essere lo zio. Lo zio di chi? Lo zio del Conte. Di vostro marito. Non lo conoscete? No. Eppure ha chiesto di suo nipote. Sentite, bisogna che vi dica che io... No, 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 non dite niente ora. Bisogna fare qualche cosa, sennò si resta in gabbia. Scappiamo, scappiamo. Come scappare? Ma perché volete scappare? Perché?
Volevo dire, scappate voi. Io? Oh, no, bisogna giocare d'audacia. Questo è il caso di sfruttare la mia somiglianza con vostro marito. Oh. Ma badate, se tentate di tradirmi io... No, no. Shh, lo zio. Carlo! Zio! Oh. Come va, vecchio birbante? Bene, come va? Grazie, e tu, eh? Di la verità che non ti aspettavi il mio marito. Ma questa è una bellissima sorpresa. Oh, io volevo telegrafarti, sai, ma poi ho pensato, no, perché se li telegrafo quello è capace di scappare. Ah, ma no, no, che cosa pensi, sì, zio? Sì, lascia andare, che i vecchi sono sempre ingombranti nella casa del giovanotto, lo so benissimo. Dammi qua. No, 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 ti prego, lascia stare. E poi, sai, e poi volevo sorprenderti nella tua vita di libertino. Sì, caro, sì. Oh, intanto ti dirò che ho avuto un'impressione desolante della tua casa. Perché? Ma perché l'ho trovata fredda, vuota? Insomma, qui manca una donna, qui manca una padrona di casa. Oh, oh, e quella? E chi è? Ma, zio, è una tua amante. Ah, oh, no, zio. Ah, no, no. No. Ah, oh, ho capito, è tua moglie. Oh, ma bravo! Non mi avevi detto nulla, mamma, che bella sorpresa. Quanto è carina. Quanto è carina. Fatti vedere, cara. Quanto sei caruccia. Dammi un bacino, su. Tu non immagini quanto io sia felice di conoscerti. Anch'io, signore, tanto. No, no, ma che signore, sono tuo zio. Dammi del tu e chiamami Mimì. Mimì? Sì, mi chiamano Mimì. Ma il mio nome è Domenico. Vieni, caro. Tuo marito è un gran burlone, sai. Un grandissimo burlone. Oh, io gli voglio un bene dell'anima, eh? Ma pensa che si era messo in testa di rimanere scapolo. E questa volta sai cosa facevo? Io ti diseredavo. Oh, sì, sì, lo facevo sul serio. No, 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 non scherzavo. E invece, buffone che sei, mi hai preparato questa bella sorpresa. E che magnifica scelta. Cara... Ah, non te la meriti mica, sai, perché tu, perché... Oh, ma che strano, Carlo. Ma sai che io ti trovo una fisionomia cambiata. Ma che strano. Come se tu non fossi tu, ecco. Forse a causa dei baffi. Baffi? Sì, mi hai visto sempre con i baffi. Me li sono tagliati. Sembra niente, ma cambia l'espressione del viso, eh. Ah, tu però lo preferivi quei baffi, vero? Ma sei stata lei a farmeli tagliare. Ah, sì? Sì. Ah, è lei che... ma adesso devo andare via. E andare dove? A casa. A casa, e non è questa la casa? Volevo dire a dormire. Ah, sì, a dormire, sì, poverina. Sei tanto stanca, vero? Molto stanca. E del resto anch'io sono un po' stanco. Beh, adesso vi accompagno nella vostra camera nuziale, eh? Vieni, tesoro, vieni. Già. Lei è un po' stanca e tu la sei molto impaziente. La storia di Grizzly, no? Adams è grande. Buonanotte, piccina mia. Magnifica. Buonanotte. E riposa mi bene. Chiamano Jack il Matto. E io e numero 7, il mio asino, abbiamo scorrazzato su questi pendii e valli per un lungo periodo. Quindi conosco la storia fin dall'inizio. Qui c'hai il tuo asino. Il mio amico messile. Adams non te lo fu sei mai meritato di un come questa roba. Oh, grazie, perciò scappò sulle montagne, lasciandosi alle spalle una vita comoda e tranquilla in mezzo alla civiltà. Ma in questo mondo selvaggio non c'era posto per un principiante. E le possibilità di sopravvivenza erano molto scarse. Non ho mai guadagnato tanto denaro con così poca fatica. In pessime condizioni. Ed era molto vicino al crollo. Finitelo. Prima vi siete sostituito di sotto. Un bel giorno incontrò un cucciolo di orso tutto solo ed in pericolo. Chi è? Oh, senti, Carlo, puoi venire un momento? Avrei da domandarti una cosa. Forse vorrà darmi degli altri quattrini. Ah, voi siete? Sapete chi siete voi? Un volgare ladro. Esatto. Bene, zio, come vuoi tu. Buonanotte. Per favore, fatemi uscire adesso. Certamente, signorina, subito. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Dove è andata? Dove è andata? Chi? La signora che era qua. È uscita, le ho aperto proprio adesso. Oh, che stupido.
Ma perché l'hai lasciata uscire? Ma io non sapevo. E adesso? Come farò a ritrovarla? Ma non sapete chi è? No! No? No, io non so niente, né chi sia né dove abiti. Quello che non riesco a capire è come abbia avuto il mio biglietto da visita. Buongiorno, signor Marchese. Oh, buongiorno, Cesarone. Avete dormito bene? Sì, benissimo, caro, grazie. Posso servire la colazione? No, 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 aspetta un momento. E gli sposini dormono ancora? Credo di sì. Che dormiglioni. Buongiorno, papà. Oh, buongiorno, Susanna. Come stai? Ho un po' di mal di testa. Come mai? Quel maledetto spumante. Cosa dico, quel maledetto viaggio. Sono stato sballottato tutta la notte. Cesarone. Signore. Si è alzato lo zio. È già di là ed ha chiesto di voi e della signora. Che gli hai risposto? Ho detto che i signori dormivano ancora. Questo è un bel pasticcio. E che cosa gli racconto se vuol vederla? Il signore può dire che la signora è già uscita. Buona idea. No, non va. Dovrei farla rientrare. Troveremo qualche altra scusa. Bravo. Oh, signor Conte, questa mattina ha telefonato la signorina Ninon e voleva sapere se erano arrivati certi dischi. Oh, per Diana. Quello mi capita qui. Devo subito telefonare al negozio. Ah, buongiorno, zio. Oh, eccoti qua. Hai dormito bene? Benissimo, Carlo. E tu? Come? E la sposina, dorme ancora? Ma che mia moglie è mattiniera, si è alzata presto ed è già uscita. Oh, che peccato, io volevo darle il buongiorno, ma che peccato. Volevo... Fammi il piacere, Cesare, chiama al telefono il negozio di gramofoni Sormani. Perché? Perché vuoi comprare dei dischi? Per una mia amica. Come, tu hai un'amica? Sì, sì, una vecchia amica, sì, un po' paralitica, oh. Sai... Devo fargli rimandare a casa sua, perché capirai, la poveretta non esce mai. Oh, bravo, bravo. Bisogna sempre aiutare i vecchi, sempre. Specialmente quando sono infermi. Ah, ecco, bravo. Signor Conte. Grazie. Vita Sormani. Qui parla il Conte Torresi. Perché non avete ancora mandato i dischi che ho ordinato ieri? Non li avete ancora ricevuti. Eppure ricordo perfettamente, ho subito passato l'ordine con il vostro biglietto da visita alla signorina Susanna. Col biglietto da visita? E chi è questa signorina? È la signorina Sormani, la figlia del proprietario. Ah, molto interessante. Scusami tanto, zio, ma devo uscire un momento. Non trovano i dischi, bisogna che vada io. Dunque, vediamo. Questi sono nello scaffale di sotto. Avete fatto cercare gli altri in magazzino? No, non ancora. Beh, adesso vado io. E mi raccomando, se telefonasse di nuovo, diteli che i dischi sono già partiti. Avete capito bene? Che sono per la strada, che non si incomodi a venire. Va bene. Signorina! Signorina, buongiorno. Buongiorno. Matteo. Ieri, signorina, scusate, forse non ho saputo cantare il motivo del pezzo che cercavo. Allora ho condotto con me il mio amico Matteo. La sa fischiare benissimo, a meraviglia. Sentite, pronti? Uno, due. Voglio fischiettare. L'ova dei tioletti. Ah, ho capito, sì. Maria, osservi il signore, permesso. Grazie, signorina. Buongiorno, Cesarone. Buongiorno. Chiamatemi il signore. Ma il signore non c'è, signorina. No? Ma se per telefono pochi minuti fa mi avete detto che dormiva. Sentite, a me non la date a bere, eh? Fatemi il piacere di andarlo a chiamare subito. Vi assicuro che non c'è, signorina. E allora andrò a cercarlo io. Signorina! Signorina, desiderate? Voglio parlare con Carlo. Mi dispiace, ma mio nipote è uscito. Vostro nipote? Sì. Ma voi chi siete? Io sono lo zio del Conte Torresi. Ah, sì? Tanto piacere. Ma è inutile che voi mi raccontiate delle frottole. So benissimo che Carlo è in casa, lo voglio vedere subito. No, è impossibile, signorina. Vi ripeto che è uscito. Ma, scusate, potrei sapere che cosa desiderate da mio nipote? Sono venuto a prendere i dischi che Carlo ha ordinato per me. Ah, voi sareste... Già, questa sarebbe la vecchia signora paralitica. Cosa? Sai? Vecchia paralitica? Ma che c'entra? No, niente, niente. Ma scusate, chi siete voi? Chi sono io? Che ve ne importa? Beh, se proprio ci tenete ve lo posso anche dire. Sono l'amica di Carlo.
L'amica? Ma sì, l'amica, l'amante, chiamatemi come volete. Ah, beh, questo è inaudito, fantastico. Perché? Io non ci vedo niente di straordinario. Non sapevate che Carlo ha un'amica? Oh, io no. E fossi io la sola. Ah. Domandatevi chi era quella smorfiosa che si trovava ieri sera a casa sua. Vi prego di misurare le parole, signorina. Perché quella che voi chiamate smorfiosa è la contessa Torresi, la moglie di mio nipote. Sua moglie? Già. Si è sposato. E non mi ha detto nulla. Ah, canaglia! Farabutto! Ecco perché si nascondeva. Ma non crediate che sia finita così, eh? Carlo dovrà fare i conti con me. Diteglielo pure, voi che siete lo zio. E ditegli anche che è un porco. Porco? Porco. E dopo tutto non ha mica torto, sai. Ma come, ha sposato quel fiore di ragazza. E già la tradisce? Eh sì, è un porco. Ma come si chiama questo accidente? Ah, io non so nulla, signor Marchese, io non so nulla. Già, tu non sai mai nulla, tu. Ma non importa, sbrigherò da me questa faccenda. Buongiorno, signor Conte. Oh, buongiorno, signorina. Ero venuto per... Abbiamo già provveduto a mandarvi i dischi a casa. Ah, grazie, signorina. Ma io vorrei parlare con la figlia del proprietario. Ah, la signorina Susanna. Ecco, appunto, la signorina Susanna. Desidero chiederle delle informazioni. Vado a chiamarla. Grazie. Da questa parte, prego. Volete accomodarvi, prego? Chiamo subito la signorina. Grazie. Vi piace, signora? Sì, prendiamo anche questo. Adesso vorremmo sentire una canzone andalusa. Subito. Signorina, è arrivato il conte Torresi. Oh, Dio mio. State tranquille, i dischi sono già pronti. E cosa aspettate? Allora dateglieli subito. Ma vuole parlare con voi. Con me? Sì, ha detto che deve chiedervi delle informazioni. Ho capito. Beh, adesso vado. Fate sentire i signori delle canzoni andaluse. Sì. Scusa. Prego. Andaluse? Sì. Qui. Niente, sono venuto per fare degli acquisti. Acquisti? Sì, acquisti a modo mio. Acquisti a credito. So benissimo che c'è qui una cassaforte ben fornita. Ma come, non vorrete commettere un furto anche qui? Per forza, si lavora per vivere. Del resto, voi siete mia complice. Ma perché mi guardate con tanta paura? Se sapeste come sono contento di avervi conosciuta. Sì, davvero. Sono così contento che lascio tutto per stare a parlare con voi. Vi prego, lasciatemi, andate via. Perché? Perché c'è mio marito. Ah, il conte? Sì, il conte. E in uno di questi salottini potrebbe uscire da un momento all'altro. No, non uscirà. E poi, caso, direte che sono una vostra conoscenza. Susanna? Sì? Ah, vi chiamate anche voi Susanna? Sì, appunto. E allora, sentendomi chiamare? Susanna! Chissà chi sarà questa Susanna. Forse sarà qualche commessa. Già, qualche commessa. Vi prego, lasciatemi un momento, aspettatemi qui in questa stanza. Tornerete? Ritorno subito. Certamente? Sì, sì. Oh. Ma dov'eri che ti ho chiamato tante volte? Dimmi un po', cos'è questo reclamo qui? Oh, niente, è stato messo a posto. Ah, bene. Ma cosa fai? Esci? Sì, devo andare in banca. Ah, bene. E allora passa dall'avvocato Bertini, vieni là che ti do le carte. Va bene. Ma come, non è ancora venuta la signorina Susanna? No, non ancora. Non capisco, eppure gliel'ho detto che voi eravate qui. L'avvertirò di nuovo. Grazie. Dì all'avvocato che mi faccia sapere al più presto qualche cosa, altrimenti non so come regolarmi. Benissimo. Signorina, c'è il conte Torresi che aspetta, dice che ha fretta. Ah, sì. Ma perché, cosa c'è? Ma è tanto tempo che attende, è di là nel salottino. Ma adesso non posso. Vuoi che ci vada io? No, no, vado io, vado io. Signorina, prendete quei tre dischi della Bohème. Sì. Ancora voi? Certo. Mi avete detto di aspettare. Ma non capisco. Mi avevano detto che qui c'era il conte Torresi. Cioè, volevo dire, mio marito. No, è già andato via. È uscito pochi minuti fa da quella parte. Sentite, fatemi il piacere, andate via. Ah, ma è una fissazione la vostra di volermi mandar via. Vi do tanta noia. Non è che mi diate noia, ho paura. Paura? Paura di me? No, di mio marito. Ah,
potrebbe tornare di nuovo qui. E poi che volete da me? Che significa questa persecuzione? Nessuna persecuzione. Mi siete simpatica e mi fa tanto piacere di stare un poco con voi. Ah, peccato che siate una contessa. Se invece foste una ragazza qualunque, che so, una commessa, io passerei dei giorni interi qui a scegliere dei dischi e non ne troverei mai nemmeno uno di mio gusto. Ah, ecco, sorridete. Brava. Ascoltate, facciamo un patto. Voi dimenticate che sono un ladro ed io dimentico che siete una contessa. Io pianto il furto, voi piantate il conte e ce ne andiamo. Dove? Dove? Dove volete? Io devo andare alla banca. Alla banca? Benissimo. Ed io vi accompagno. Ma come non volete mica? Niente paura, vi aspetterò fuori. Andiamo? Sì, andiamo, è meglio. Patatrac, non ci mancava che lui. Non fatevi vedere, presto, presto. Ma guarda, buongiorno mia cara. Ma che bella sorpresa, sei venuta qui per comprare dei dischi? Sì, passavo per caso e allora... Oh, ma che coincidenza, anch'io sì. Voglio comprare alcuni dischi per la mia collezione. Anzi, ho incaricato Carlo di sceglierli e dovrebbe essere qui, dovrebbe... No, non c'è. Come non c'è? Oh, ti garantisco che è qui. Anzi, vieni, andiamo a cercarlo. No, non voglio vederlo. Non lo vuoi vedere? E perché non lo vuoi vedere? Perché... Ah, ho capito. Ed hai ragione, povera piccola. Hai perfettamente ragione. Ma ci penserò io a mettere a posto quello scapestrato. Oh, con una mogliettina così carina, oh, ma non ne parliamo nemmeno. Aggiusto tutto io, ci penso io, vedrai. Signorina. Signore. Dov'è la signorina Susanna? La signorina Susanna è appena uscita dal negozio con un signor anziano. Grazie. Per esempio, vedi questo vestitino, questo cappelluccio. Non sono brutti, siamo d'accordo, ma... non so, hanno un che di semplice, un'aria casalinga. Così. Ma io ci tengo tanto poco. Male, 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 male. Bisogna tenerci invece. Io scommetto che tuo marito spende una sciocchezza per i tuoi vestiti. Me li faccio tutti da me. Ah, ecco, brava. Brava furba. Tu li fai da te e intanto lui chissà quanto spende per i vestiti di quell'altra. No, 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 così non va. Gli uomini sono dei cretini, caro, te l'ho detto. Più spendono per una donna e più le si affezionano. Sei convinta adesso? Sì, signore. No, no, signore. Mimmi. Ah, brava. Grazie. E allora noi, da oggi in poi, gli faremo spendere l'osso del collo. Eh? Cominciamo dai vestiti. Lo dobbiamo intontire. Va bene? Oh, Beniamino, vai da Floriana, la sarta. Vedrai, sceglieremo qualche cosa di molto elegante. Signor Conte. Cesarone, è tornato lo zio? No, non ancora. Bene. Oh, vedrai che arriverà qui con quella ragazza di ieri sera. Non sbagliare, è per tutti la contessa. Quale contessa? Come quale contessa? Mia moglie. Ma tu non hai capito niente allora. Ma avete detto voi di cercare di non capire. Ah, signor Conte, è successa una cosa terribile. È venuta la signorina Ninò e ha parlato con vostro zio. Oh, perbacco. Questo è un pasticcio. La conversazione è stata molto animata, specialmente quando vostro zio ha detto alla signorina Ninò che voi siete sposato. Ah, le ha detto? Sì. Benone, e lei? E lei lo ha incaricato di dirvi... Non so se posso azzardarmi. Ma sì, andiamo, azzardati. Cosa l'ha incaricato di dirmi? Debo? Sì. Che siete un porco. Scherzava. E poi, e poi? E poi è andata via sbattendo la porta e 5 minuti dopo ha telefonato. E chi ha detto? Che vi aspetta dalla sarta e che se non andate subito da lei farà un terribile scandalo. Quella è capace di tutto. Ora vado a calmarla. Ha detto che è dalla sarta? Sì, signore, da Floriana. Ah, va bene, aggiusterò tutto. Abiti da sera, creazioni nuovissime. Ti piacciono? Ah, sono bellissimi. Osservate l'originalità, la grazia della linea. Sembra un modello creato apposta per voi. Ah, è vero, vero, vero. Non mi raccontare delle storie. Tuo zio mi ha detto chiaro e tondo che sei sposato. Ma no, che non è vero. Quante volte vuoi che te lo ripeta ancora?
Capisci, lo zio vuole che mi sposi. Ha minacciato di diseredarmi. Ecco perché io ho inventato d'avere un amore. Ah, inventare la tua specialità. Allora, adesso sei convinta? Me lo giuri? Lo giuro. Ma se mi hai mentito... Tu vieni a casa mia e mi combini uno scandalo terribile. E adesso ti lascio. Forse un altro abito da pomeriggio? Uno, altri quattro abiti da pomeriggio. Benissimo, signore. Vestaglie, tante vestaglie. Se la signora vuole accomodarsi per la prova, sì. Prego. La prova? Oh, è questione di poco. Qualche ritocco, qualche piccolo adattamento. Ecco, signora, qui è tutto pronto per la prova. Va bene. Signorina, i vestiti, prego. Zio, ma che cosa fai tu qui? Oh, Carlo, sono qui con tua moglie. Che dici? Mia moglie? Sì, sì. E dov'è? È di là che si sta misurando dei vestiti. A proposito, t'avverto che è arrabbiatissima con te. Lo sai? Arrabbiatissima, perché? 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 Te lo puoi immaginare il perché? No. Ma non ti vergogni, tradirla così dopo pochi giorni di matrimonio. Ah, ma lascia che ti spieghi. No, 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 le spiegazioni non devi darle a me, ma a lei. Povera piccola, lo sai che non ti vuol più vedere? Lo sai? Ah. Ah. Quando ha saputo che c'eri tu in quel negozio di musica, ha voluto andar via subito. Tutte le modifiche verranno subito fatte. Benissimo. Oh. Beh, adesso non drammatizziamo però. Si capisce che se poi tu le domandi perdono... È tanto buona lei che... Ma dov'è? È di là. Anzi, non perdere tempo. Vai da lei subito. Vieni, vieni. Ma non posso. Sì, approfitta di questa occasione. Non posso entrare. Ma non sei il marito. Tu vai, vai. Cerca di farti perdonare. Chi è? Ancora voi. Ma questa è una vera persecuzione. Insomma, che cosa volete da me? Ho ancora bisogno del vostro aiuto, contessa. Ma che contessa? Non mi chiamate contessa. Basta con queste bugie, io non ne posso più. Sì, bugie, bugie. Ho bisogno di dire la verità, di uscire una buona volta da questo pasticcio. Io non sono la contessa Torresi, non lo sono mai stata. Come, come? Non siete la contessa Torresi? Allora, siete un'imbrogliona, come me. Sì. No, io sono una persona per bene. Non lo volevo fare, io ho fatto male, ma non sapevo come uscirne. Tanto peggio per voi. Siete mia complice e adesso dovete andare sino in fondo. Io? Sì, ho bisogno del vostro aiuto fino a questa sera e dopo non vi darò più fastidio. Sarete libera. Ma intendiamoci, se mi tradite o mi sfuggite, vi denuncerò quale complice del furto a Villa Torresi. Ma questo è un ignobile ricatto. Non mi basta rubare. Anche compromettere una ragazza innocente, volete. Ma scalzone, fa tutto l'altro. E poi inviate tutto quanto alla contessa Torresi, via Nuova 12. Il conto però no, il conto inviatelo a me. A Mimì. Mimì? Al marchese Domenico Torresi. Marchese Torresi, via Nuova 12. Ma sì, farò tutto quello che vorrete. Ma lasciate che ritorni oggi a casa, mio padre sarà in pensiero. Bene, mi fido di voi. Però, alle 9:30 stasera a casa Torresi, eh? Non temete, il conte tornerà dopo mezzanotte. E va bene. Oh, eccovi qui. Ah. Dunque, avete fatto la pace? Oh, bravi figlioli miei, avete tolto un peso dallo stomaco. Io resto così male, così agitato quando non c'è la pace in famiglia. E adesso su, coraggio, datevi un bel bacione. Un bacio? Sì. Volentieri? No. No? Mi ha detto di no. Ah, no, 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 è ancora in collera, lascia fare a me. No, no, piccolo, andiamo, non fare così. Fallo per me, fallo per lo zio Mimì. Del resto Carlo è pentito, ti ha domandato perdono, su, su, non essere ostinata, via. Su, un bel bacione, ragazzi, su, ecco. Così, e stasera vi porto a pranzo all'Inter. Sì. Ah, così mi piace. È delizioso quest'abito, vero? Ah, sì, perfetto. Soltanto trovo, vedi, che se ci fosse qualche fiore, completerebbe, giusto. No? Vado a prenderti dei fiori. Permetti? Prego, caro. Va bene qui? Sì. Prego. Ecco. Cameriere. Ehi, amico. Ah, tu. Ah, sei qui? Anche questa sera prima di me, eh? Non temere, sono qui in vacanza. Non ti farò concorrenza. Va
Vale la pena di restarci. C'è un pubblico questa sera di qualità. In bocca al lupo. Ciao, auguri. Io non capisco perché tu abbia la mania di venire in questo locale. Qui c'è troppa gente. Potrei trovare delle persone che mi conoscono. Oh, che ti importa? Ti vergogni forse di farti vedere con me? Ma no. Su, allegra, Susanna, vedrai, tutto andrà bene, vedrai. Cameriere? Ah, benissimo. Ecco i fiori, vedi? Grazie. Comandato? Su. Coraggio. Oh, vediamo un po' questa lista. Sorridete. Siamo ad una festa, non a un funerale. Mamma, è tutto il giorno che mi fate sorridere. Io sono stanca, non ne posso più. Fate attenzione, il vecchio ci guarda. Cinzano, extra secco. Bene, signore. Ti diverti, piccina mia? Sì, caro. Moltissimo. Mi commuovete, colombelli miei. Alla vostra felicità, figliola. Scusatemi un momento, ritorno subito. Chi c'è? È un amico carissimo, permesso. Signorina, scusate, che cosa fate qui? Io niente, aspetto qualcuno che si merita quattro schiaffi. Ah, mio nipote, vero? Ma sì, vostro nipote, precisamente. Oggi mi ha giurato e stergiurato che non è vero che ha preso moglie. Invece poi ho saputo dalla stanza che anche questa volta mi ha mentito spudoratamente. No, signorina, vi posso assicurare che... Ma che cosa potete assicurarmi? Niente. Ma insomma, questa moglie esiste o non esiste? Ecco, vi dirò, così, semiesistente, diciamo. Ma allora? Ecco. Ma no, ragazzi, mi ascoltatemi, venite qui, ragioniamo con calma. Volete bere qualcosa? Sì, grazie. Due cognac. Siamo d'accordo, allora, niente schiaffi, vero? Ah, no, gli schiaffi glieli voglio dare lo stesso perché se li merita. Ma no, ragazza mia, ma perché volete dargli la soddisfazione di fargli credere che voi soffrite? Ma perché? Ma niente affatto. Voi dovete essere gaia, serena, sorridente. Date retta a me, se lo incontrate fate finta di non conoscerlo. Questa è la più bella vendetta che voi possiate prendere. Voi credete? Ma naturale. E vedrete come resterà male lui. Ma mi raccomando però, uno sguardo sdegnoso... Così, una risatina indifferente. E un bel paio di schiaffi. Ecco, e un bel paio... No! Diamo una pausa al tormentoso lavoro. Il vostro lavoro è tormentoso? Ahimè sì. Due martini. Molto caldo. Siete un artista? Sì. Oh, datemi delle mandorle. Nel mio genere sì, qualche volta. Io amo tanto l'arte. Vi sono dei minuti d'estasi. Sì, di rapimento. Che bisogna saper cogliere. È quello che vorrei tentare. Lulu, andiamo a ballare? Sì, permettete? Addio, prego. Buono. Gentile signora, posso chiedervi questo ballo? Volentieri. Permettete? Oh, prego. Scusate se ve lo dico, ma siete una donna insopportabile. Voi non parlate, voi non ridete. Ve ne state qui, assorta e scontrosa. Vi prego, vi scongiuro, lasciatemi andare. No, non vi lascio. Non posso farlo. Che cosa penserebbe il vecchio se vi vedesse scomparire in questo modo? Piuttosto, cercate di affrontare la situazione con un po' di disinvoltura. Di convincervi per un'ora che siete veramente mia moglie. E dopo tutto, non sarebbe mica poi una cosa impossibile. E cosa dovrei fare allora? Essere tenera, affettuosa. Avanti, andiamo a ballare. Ma io il tango non lo so ballare. Oh, non importa, ti conduco io. Andiamo a ballare? No, non mi sento veramente. Perché? Ascoltate la musica, dolce, sentimentale. Sembra che ci chiami. Avanti. Venite. Ma no, quel musetto serio. Come siamo rimasti d'accordo? Allegra, gaia, sorridente, così. Sì, ma lui lo schiaffo lo avrà lo stesso. Ma no. Thank you.
scusate, signore. Lo sai che mi stai pestando i piedi? Te l'avevo detto che non lo so ballare il tango. Su, sorridi, un po' d'attenzione. Sì, sì, cara. Adesso, a richiesta generale, si eseguirà il ballo Blind Step. Vedrete, è semplicissimo. A brevi intervalli si spegnerà la luce e nell'oscurità i cavalieri si scambieranno le dame. Io sono venuto a cercare te. Per me? Proprio te. E ti diverti? No, affatto. Non voglio andare via. E perché? Ecco. Ma come va adesso? Lasciami, brutto bugiardo. Ormai ho saputo tutto. Adesso non negherai più di esserti sposato. Ma no, cara, c'è un equivoco. Ah, sì, sì, te lo do io l'equivoco. Ti spiegherò tutto adesso. Aspetta, che ti farò vedere io. Ma che maniere sono queste? Oh, scusatemi, non ero per voi. Quando è così, come non dà? Andiamo via, non ne posso più. E andiamo pure, cara. Cerchiamo Carlo. No, non importa, ci raggiungerà dopo, andiamo. Sì, andiamo. Un cortocircuito, è questione di un minuto. Musica, maestro! Oh, finalmente, eccoci qua. Buonasera, Cesarone. Vi prego, lasciatemi tornare a casa. Ma ci siamo a casa, cara, ci siamo? Ma no, a casa mia, voglio tornare a casa mia. Ma è questa casa tua? Ma come no? Ma non la riconosci? Poverina, ha bevuto un po' troppo, capisci? E non c'è abituata. Vieni, tesoro, vieni. Ebbene, sì. È meglio che vi confessi tutto. Sì. Io non sono quella che voi credete. No, no, no. Non sono mai stata la moglie di vostro nipote. No, hai ragione, poverina, hai ragione. Hai visto? Ha l'ubriachezza melanconica. Vieni, cara, vieni. Ma... una buona dormita e ti passa tutto. Ma dov'eri? Non ho più la mia spilla. Come mai? Ma non lo so, perduta, rubata. Vediamo. Zio! Oh, dov'è Susanna? È andata a dormire. Tua moglie è un po' brilla, sai? Sì, lo spumante le ha fatto male. Zio, ti devo fare una confessione. Dimmi, dimmi tutto. Susanna non è mia moglie. Anche tu. Ho capito. Eh? È una sbornia coniugale che vi siete presa, eh? No, no, lascia che io ti spieghi. Domani, caro, mi no, spieghi no, no, tutto no, domani. Ti dico che devo spiegarti immediatamente. No, domani ti dico, domani, adesso hai tanto bisogno di dormire. Vai a dormire, caro, vai, fai tanta ninna, tanta. Oh, ma che razza di spumante. Oh, che sei ubriaco anch'io. Ancora voi. Parlate piano e tranquillizzatevi. Non sono qui per rubare, ma per ridarvi la libertà. Finalmente. Scappiamo allora senza perdere tempo. Tra pochi minuti. Aspettiamo almeno che il vecchio e il maggiordomo siano a letto. Ma quando finirà questa tortura? Dite, mi disprezzate molto. No, mi fate solamente una gran pena. Pena? Sì, è un vero peccato. Un giovane come voi, intelligente, fare questa vita sempre con la paura di essere scoperto. Ma sì, è vero. Non è una cosa piacevole, credete. E quando sono vicino a voi, sento un grande desiderio di ridiventare onesto. Davvero? Sì. E allora? Allora? Dovreste sempre stare vicino a me. Ditemi, ditemi, se fossi un uomo onesto, vi sentireste capace di amarmi? Non lo so. Sì.
Sì, che lo sapete. Parlate, parlate. Se sapeste con che impazienza aspetto la risposta. Sì? No. Ho paura. Andiamo via. Guardate. Chi è? Il conte. Conosco la sua macchina. Oddio mio. Che cosa facciamo adesso? Scappiamo. No, no, andando di là ci troveremo faccia a faccia. Cerchiamo di nasconderci. Nascondetevi nell'altra camera. Cesarone, dove sei cacciato? Sono io. Allora, il ladro? Un ladro o un conte è sempre un uomo che vi dice io ti amo. Oh. Oh. Susanna. Susanna. È crudele quello che avete fatto. Prendersi gioco di una povera ragazza. Ma no, Susanna. Adesso che sai che non sono un ladro, puoi amarmi. No! Io amavo il ladro! Ah! Non vi muovete! Mani in alto! Però sei sempre un ladro. Sovrastato dal colosso di Ben-Hur, visibile anche dalla via Tuscolana, inizia una suggestiva ricostruzione del lavoro collettivo di artisti e artigiani che festeggiano i 100 anni del cinema italiano raccontando i fasti della Hollywood sui 7 colli. Questo vuole essere la mostra La città del cinema, una mostra molto ambiziosa, la più importante allestita in Italia per il centenario del cinema, che si propone di offrire una sintesi di ciò che il cinema italiano ha significato in questo secolo. Allestita su 4.000 metri quadrati coperti e altrettanti scoperti, la mostra, ad alto grado di spettacolarità, propone ricostruzioni di set e scenografie grandiose con oltre 2.000 oggetti esposti, tra cui alcuni originali come la bicicletta di Ladri di biciclette, l'auto del sorpasso, il carro di Capitan Fracassa. Visitiamole insieme. Thank you.
diffidente nel nostro cinema e spero di poter fare un cinema degno di essere proiettato finalmente sulle nuvole. Con questa frase di Cesare Zavattini termina la visita alla mostra La città del cinema, i primi 100 anni del cinema italiano. La mostra durerà un anno e sarà continuamente aggiornata e, si spera, diventerà alla fine dell'anno una mostra permanente a testimonianza della maestria degli artisti e artigiani del cinema italiano. Una testimonianza dunque, insieme all'augurio e ad un arrivederci al 2095 per il secondo centenario. Ci rimane però una curiosità. Chi sarà mai la misteriosa visitatrice che abbiamo sorpreso più volte durante la nostra visita? Che non si vede? Una spia russa. Faccio passeggiata a Cinecittà per vedere questa splendida mostra. E fai l'attrice, hai già trovato lavoro? Sì, è quasi trovato. Cioè? Un film italiano sulla Russia, sull'Ucraina. Beh, mi pare giusto come debutto. Sì, sì, è bellissimo. E che cosa conosci del cinema italiano? Conosci qualche regista? Mi piace molto Fellini, però lui, insomma, è morto. Mi piacerebbe lavorare con Bertolucci. Questa è una cosa splendida. Ah beh, certo, lo trovano tutti splendido. Sì. Vabbè, tanti auguri. Grazie. Ciao. Ciao. Una città. E quale città? Buondì Pappalardo. Ma sì, sì, siamo in regola. Vogliamo fare 6 minuti? Niente. Sempre incorruttibile. Abbiamo capito. Non importa, cominciamo. Sveglia, ragazzi, ricordatevi che abbiamo solo 5 minuti di tempo. Signore e signori, eccoci finalmente a Cinecittà. Osserviamo subito da questa parte gli edifici della direzione generale. Ma che diamine succede? Ah no, meno male. È soltanto il benvenuto di Cinecittà sotto forma di una miniatura. Perbacco, la fotografa è scappata. Che cosa avrà visto di tanto interessante? Ehi, tu, che cosa stai scattando? Diamine, lo stato maggiore di Cinecittà. Fatto? Bene, allora presentiamo. Il senatore Tofani, presidente. Il grande ufficiale Freddi, vicepresidente. L'ingegner Fontana, amministratore. Il dottor Oliva, direttore generale. E questo? Ah, ecco. Oh, ecco un cittadino onorario, Amedeo Nazari. Su da bravo, presentatevi. Vi ringrazio, cari amici, ma per una volta voglio avere il piacere di fare io l'annunciatore. Cari amici, vi presento... Alida Valli. Ehi, voi dove andate? Gli intervistatori sono molto simpatici. Quando non sono più di 2 al giorno. Ma oggi siamo già al terzo. Signorina Reni, 2 parole anche per me. Ah, un'altra intervista, basta. Ma che succede? Ma che succede? Ma dico, siete impazziti, dove andate? Cose dell'altro mondo. Oh, ciao, questo qui. Oh, Vladetti, come verrà? Ladrieri. Dio poi, io ho visto le fotografie di Abuna Messias, Spacca, porti a Venezia. Perbacca, signora. Dio poi, Salvatore, la tua, che punto sto facendo i provini, ti spacco. E chi è questo? Per il notario, quello che fa 5 minuti con Cinecittà. Oh, scusate Alessandrini, scusate Blasetti. Scusa Francisci. Oh, scusa notario. Presto, in teatro. Dobbiamo entrare anche a costo di travestirci da generici. Me l'aspettavo. Proviamo altrove. Anche qui. Ma che disdetta, ma è possibile che stiano tutti girando? Ecco finalmente una porta aperta. Cosa? Ma è una congiura. Noi la smetteremo. Sotto sotto ragazzo, la fortuna aiuta gli audaci. Finalmente. Cos'è? Ah, il microfono, grazie. Se non avessimo fatto così non saremmo mai entrati. Ecco laggiù la nostra collega. Raggiungiamola ma in punta di piedi senza far rumore. Sarebbe un peccato disturbare un sigilla così interessante. Pensate, la ripresa di un provino. Chissà, in questo momento, senza saperlo, noi assistiamo forse alla nascita di una stella.
Un giorno questo teatro sarà gremito. Tutti saranno qui per me. La grande finestra spalancata sul giardino fiorito. La voce di Paolo. Il bacio. E infine, gli applausi. Tanti. Tutti per me. Per me sola. Ah! Non c'è male, bambino. Comandata per voi, Lombardi? Va bene, Feroni, però facciamo un'altra. Pronti con la gru? Si ripete. Ma chi sono quelli? Cosa fa? Ma che fate là sopra? 5 minuti. 5 minuti con Cinecittà. Ma io vi do 5 secondi di tempo per andare. Fuori! Macchinisti! Macchinisti! Cacciateli fuori! Ma non disturbatevi, facciamo da noi. Gambe in spalla, ragazzi, andiamo. E tante grazie, però... Fortuna che vi manda. Dina Galli, Titina De Filippo, Antonio Gandusio, Pallavicini, Paolella, subito 2 parole per rimetterci dall'emozione. Ma che 2 parole? 4.000 lire di danni. Che esagerazione, ma diteglielo voi. Ma sì, andiamo, che cosa sono 1.000 lire per un produttore di un film dove c'è Dina Galli, Antonio Gandusio, Titina De Filippo. Tutti e tre, insomma. Magnifico. Ma qui cosa succede? Prudenza, ragazzi. Ah, meno male, girano. Ecco là il regista. Ma sì, è Camerini, con in mano l'inseparabile copione. E di fronte a lui Brizzi, l'operatore, che sta dando disposizioni per le luci. Il terzo non ha bisogno di esservi presentato. Avrete già riconosciuto Armando Falconi. E chi sarà mai quel signore che sembra tanto impaziente? Ha tutta l'aria di un attore, per quanto il suo viso ci riesca nuovo. Sì, sì, non c'è dubbio, è certamente un attore. Forse qualche celebrità del teatro straniero che aspetta di entrare in scena. Evidentemente sta provando. La sua bella ritarda e... Ma che provare, quello fa sul serio, è Peppino Amato, il produttore. A sentir lui non si va mai abbastanza in fretta. Troppo tempo per montare le scene, troppo per le luci, troppo per tutto. È questione di punti di vista. Già, e il suo, eccolo qua. Guardate, secondo lui il lavoro dovrebbe procedere così. Su, piccola, c'è bisogno di te. Ma perché sei fermata? Che c'è da curiosare? Avanti, ci sono 3 dive che aspettano. Paola Barbara, Doris Duranti e Laura Solari. Latte o limone? Limone, grazie. E tu? Sei semplice, grazie. Però si sta bene qui, no? Veramente, sai, c'è una veduta così stupenda. Oh, dove andrà quella nave? Ma... Se ci fosse un po' di vento, però... Un guaio, c'era da aspettarsi. Tu dammi una mano, come si ferma questa affare? Non facciamo più posto. Credetemi, Calamai, dopo tante emozioni, una passeggiata in barca è veramente riposante. Ah, sì, specialmente quando c'è un nocchiere come quello. Oh, ciao, Castellazzi. Come va l'ufficio stampa? Benone, almeno. E la tua illustrazione su Cinecittà è finita? Non ancora. Aspetto di vedere qualche altro divo. Guarda, ce l'ha Simonelli. Chiedilo a lui, che ha una collezione. Grazie, ne approfitto subito. Addio. Simonelli, ha detto Castellazzi che avete una collezione di divi. Volete farmeli vedere? Sì, volentieri. Questa è dunque una sala di montaggio. Interessante. Ah, e questo è il famoso tavolo sul quale passa la pellicola. Già. Meglio gli attori di celluloide. Con quelli in carne ed ossa sarebbe finito a legnate. Andiamo a cominciare? Ah, sì, certo. Volete dunque accordarmi 5 minuti di attenzione? Sono troppi, Picasso. Non è vero, Borboni? Naturalmente, non mi stai mai a sentire quando parlo. Ci vuole una pazienza, credetemi, Rogersi. Ha la mania di farmi passare per una sciocca. Non so quante donne lo sopporterebbero. Oh, ci sono anch'io. Sentiamo un po'. Vedete, Toto, la prima volta che... mi sono ubriacato. Ho avuto tanta nausea di me stesso che per dimenticare ho continuato a bere. Da quel momento non mi sono fermato più. Ah, ma questa è una calunnia. Non vi pare, signorina grammatica? Sì.
Ho qui un assegno di 45.000 penga. Ve lo mando subito. Magari, vero Macario? Vuoi lavorare nella mia rivista? Magari. Cosa sai fare? Niente. Niente? No. Proprio niente? No, no. Il posto c'è. Ah, sì? Il regista. Ah. Dopo tanti primi piani, una bella scena di masse. Masse autentiche. Quelle di Abuna Messias. Assia Noris e Vittorio De Sica. Non sembrano di buon umore. Beh, sappiamo come vanno a finire queste storie. Sì, ma c'è anche la risposta, però questa vorrei che me la diceste voi. Diceva: ma non ci credete che sono innamorato di voi? Allora vi sono proprio antipatico. Sì. C'è in giro il capo del personale. Ma noi vogliamo la Cegani. Uno dei più grandi cantanti italiani. Sei grande, gli gridavano tutti qualche sera fa in teatro. Migliaia di persone, pubblico spontaneo, trasportato, che gridava: sei grande. Sfido io, si tratta di Beniamino Gigli. Tu sei per me la vita, tu sei per me la vita. Avete mai visto La Marcia Indietro? Eh sì, al cinema, tante volte. E gli attori parlano alla rovescia? Ah no, mai. Che effetto fa? Sta da sentire. Larghezza va a dire che quest'altro sardonat, non so il buffo, non so l'idea, non so l'idea, non so l'idea, non so l'idea, non so. Thank you.
ricapitoliamo. Una lanterna da ferroviere, un braccialetto orientale, due quadri del Settecento, un gatto imbalsamato, quattro cappelli da prete, un braccio di cera, un pupazzo di stoffa, sai, di quelli che fanno quick, 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 un'ampolla col tappo di vetro, una mitragliatrice per ammazzare il vecchio. Ecco per la scena di domani, c'è tutto. Sì, ma cerchiamo di far presto, che se arriviamo tardi il regista chi lo sente? Paga subito. Cameriere, prima passiamo dal rigatiere, poi quest'ora deve essere già aperta, e poi dagli altri. Ecco, quelli mi sembrano adatti. No, mi dispiace, non ne abbiamo di gatti. Ma no, questi mi sembrano adatti. Vi dico che non ne abbiamo di gatti. Adesso ci penso io. Avete dei gatti? Questi vi sembrano adatti. Prendeteli pure. Già che ci sei, domandagli pure se ha un'ampollina. È una parola. A farglielo capire ci vogliono almeno 2 ore. Ho un'idea. Avete una gallina? Eccola. Ma questa ampollina è piena. Quello che c'è dentro lo getteremo via dopo. Acqua di Cagliostro. Anche se si tratta di un profumo, a quest'ora deve essere andata male. E ciò! Salute. Vanno bene i quadri? Sì, vanno bene. Siamo pronti? Silenzio! Vorrei girare. Chuck in campo. Motore. Partito. Chuck. 37 primo. Azione. Dando il tempo, buongiorno. Oh. Già il sole inonda la vostra camera. Illumina il vostro corpo divino. Chi siete? Ah, io sono il vostro cavalier servente. Sono Dufleur. Dufleur? Oh, sì, ora mi ricordo. Su, ragazzi, più poesia, più trasporto. E voi, signorina, un'espressione migliore, più languida. Chi sarà mai? Il maestro di corte, forse. Che villano. Motore. Partito! Jack! 37 seconda! Azione! Questa mattina ho sentito uno strano profumo, qualche cosa di molto inebriante.